Illustrare il tempo. A Palazzo Medici Riccardi fino al 26 maggio nelle sale Fabiani la mostra con le tavole e le illustrazioni di Roberto Innocenti, promossa da Città Metropolitana di Firenze e curata da Paola Vassalli e Valentina Zucchi di Muse. Un viaggio attraverso il mondo delle favole con l'inconfondibile tratto dell'artista fiorentino, le cui opere sono un ponte a cavallo tra i due secoli. Sono illustrazioni di vari libri che ho fatto in corso di tanto tempo, da 43 anni in poi ho cominciato a fare sul serio a 43 anni i libri illustrati. È un lavoro piacevole, devo dire, destinato al pubblico, che è una pittura un po' trascurata perché quella destinata al privato è più riconosciuta come arte, questa meno. E come tutte le arti ci sono cose belle e cose brutte, io cerco di fare il meglio per il rispetto del pubblico, sono ragazzi dai 9-10 anni ai 90. La cosa più divertente è inventarle, però il mestiere si impara meglio se si fanno testi scritti già classici o così, perché impegnano molto documentazione, storia, cercare. E poi ecco, il divertimento è quando siamo in grado di raccontare una cosa nostra che direttamente, senza intermediari di altro tipo. All'inizio erano acquerelli, solo acquerello, senza nessun intervento diverso, però era una carta molto particolare che non esiste più. E poi ho provato un po' tutte le tecniche, perché penso che ogni libro suggerisca o dica come vuole essere illustrato. Allora io preferisco cambiare me in funzione del libro, anziché viceversa, essere sempre uguale io, qualsiasi cosa faccio, no? È più facile perché uno stile riconoscibile rende più noto subito l'autore, mentre così è un po' perché solo perché c'è scritto il nome, però credo che trovino abbastanza coerente la produzione, quindi, ma è comunque un lavoro piacevole, solitario naturalmente, ovviamente, silenzioso, insomma, però ogni tanto si esce invitati da qualche parte, allora non è come essere sempre in convento di clausura, ci sono delle vacanze belle, ecco. Palazzo Medici Riccardi si apre, grazie alla programmazione temporanea delle mostre, alla pluralità di linguaggi visivi e non soltanto, ed è con Roberto Innocenti che indaga il meglio dell'illustrazione, illustrazione che è linguaggio visivo per tutti, destinato appunto a essere fra le pagine dei libri di chiunque in qualunque lingua. Roberto Innocenti, il più grande illustratore italiano vivente, l'unico ad essere stato insignito dell'Hans Christian Andersen Award, effettivamente ci porta dentro la fiaba, dentro la storia e ci insegna a leggere le immagini. Grazie alla qualità della sua opera ci insegna a leggere anche qualunque dipinto, qualunque scultura ci troviamo di fronte. Come abbiamo visto appunto anche nei mesi, negli anni passati, le mostre indagano da una parte aspetti culturali riferiti a questo palazzo, proprio nell'ottica di dare un accento preciso ad aspetti, vicende, protagonisti di questo palazzo, aprendosi però appunto trasversalmente rispetto alle tecniche, ai linguaggi e alla contemporaneità, al tempo. Quindi passiamo dall'arte antica alla più stretta contemporaneità e attualità, e con Roberto Innocenti attraversiamo davvero tutto il Novecento arrivando alle creazioni di oggi.